Siamo adesso proprio nel vivo della comunicazione non verbale, la comunicazione analogica. Sappiamo che all'interno di questo modello esistono tre sistemi: sistema energetico, quello simbolico e quello delle analogie. Cominciamo dal sistema energetico, che è il primo che hai scoperto, se non ricordo male. Sì, il sistema energetico fu il primo ad essere scoperto in quanto eh, mi resi conto, proprio se vogliamo dare un carattere storico a tutto l'evento, anche alla Genesi in sostanza, che eh, praticamente eh, questi suoni non verbali, questo sistema non verbale di comunicazione, eh, permetteva di mh, ridurre notevolmente i tempi necessari per un'induzione ipanotica. Ossia, sostituire eh, le tecniche induttive verbali con queste tecniche non verbali si ehm, eh, raggiungeva rapidamente uno stato ipanotico a differenza delle procedure verbali. E quindi mi interessai molto uh, su questi segnali ed emerse immediatamente lo studio dei famosi poi quattro, divennero i quattro canali di comunicazione non verbale: prossemica, cinesica, paralinguistica digitale ossia l'utilizzo della gestione degli spazi nella comunicazione, nel rapporto tra te e il tuo interlocutore. Notai che praticamente esprimendo eh, i contenuti di un messaggio eh, spostandosi con il corpo in avvicinamento e in allontanamento eh, nei confronti eh, dell'interlocutore, eh, questo creava nell'interlocutore dei forti carichi emotivi e emozionali. E quindi dei forti contatti con l'inconscio, in sostanza, che è la sua rappresentazione massima. E allora cominciai a definire, eh, evidenziare eh, alcune risposte dell'interlocutore eh, positive o negative a questi avvicinamenti, a questi allontanamenti eh, spaziali durante il dialogo, e mi resi conto che. Ehm, eh, la presenza di soggetti che rifiutano l'avvicinamento oltre gli 80 cm, e altri invece che lo gradiscono. Ed ecco che in questo caso si è impostato un codice di, di relazione tra noi e l'inconscio in cui non solo il nostro movimento di, di, in avvicinamento e in allontanamento diveniva un atto di comunicazione, ma anche la risposta del nostro interlocutore, la sua reazione in sostanza emotiva, era un altro messaggio di accettazione o di rifiuto. E, ecco, allora ecco che in questo caso si andava a impostare un rapporto eh, molto importante. Eh, si poteva interagire con l'inconscio, con le emozioni del nostro interlocutore eh, parlando di qualsiasi cosa usando questi sistemi prossemici di avvicinamento e di allontanamento naturalmente è preciso che ci sono persone che gradiscono l'allontanamento dalla posizione neutra di 80 cm e altre invece l'avvicinamento eh, quindi abbiamo risposte non verbali diverse a seconda del vissuto della persona, perché simbolicamente, per esempio, ha un valore diverso il mio avvicinamento corporeo o il mio allontanamento dall'interlocutore. Dipende dal vissuto di questo interlocutore, la reazione che lui manifesta. Ecco, diciamo, se ha sofferto perché eh, per troppo, diciamo, interesse genitoriale... Verso di lui, e quasi per oppressione genitoriale, questa persona amerà ehm, la, lo spazio, diciamo così, di allontanamento e non di avvicinamento. Quindi, l'inconscio esprimerà segnale di gradimento nell'allontanamento. Se invece ha avuto un genitore assente. Al contrario, l'inconscio gradisce l'avvicinamento, quindi potremmo definire che questo avvicinamento o allontanamento spaziale rappresenta per l'individuo uno stimolo affettivo molto importante eh, che riflette la, il suo vissuto, la sua vita ed ecco che quindi la prosemica ha avuto uno dei ruoli importanti nelle induzioni ipernotiche. Non c'è dubbio. E il sistema invece relativo ai gesti, cioè la cinesica... Un secondo canale di comunicazione è proprio quello della uh, cinesica, ossia dei gesti di comunicazione, che eh, ha anch'esso un obiettivo eh, emotivo e si essenzializza attraverso gesti e segni, quindi movimento delle braccia, delle mani con il nostro eh, interlocutore. Ecco che in questo caso quindi eh, dobbiamo fare una distinzione diversa, dobbiamo valutare la metà del corpo dell'individuo, ossia dalla cintola in su, dalla cintola in giù potremmo definire, e eh, qui abbiamo due stimoli diversi, se io gesticolo in basso, ecco, ossia in eh, basso oh, alla vita e quindi dalla cintola in giù e che posso fare in diversi modi. Mentre parlo, mettendo le mani in tasca. Mettendo esempio, le mani in tasca, quello è già un digitale, però intanto sì, muovendosi eh, però. praticamente in questo modo, per esempio, ecco, è chiaro che mando delle induzioni specifiche che potrebbero avere una valenza, diciamo così, sessuale, in quanto dalla cintura giù, diciamo, la zona eh, praticamente sessuale... Eh, è quella più rilevante, mentre dalla cintura in su praticamente è ciò che psicologicamente e simbolicamente viene rilevato come evento importante è il cuore, quindi l'affettività, quindi l'emozione. Quindi affetto, affettività e sessualità sono i due elementi che entrano in gioco con la comunicazione gestuale. Tra altre cose non solo quella gestuale, della cinesica, ma anche quella di, della digitale, ossia dei toccamenti, alle stesse regole, ossia anch'essa si basa sulla possibilità di toccare parti del corpo dalla cintola in su o, o giù. È chiaro che in questo caso abbiamo delle risposte diverse da parte del nostro interlocutore, non è necessario gesticolare o toccare eh, il corpo dell'individuo o gesticolare proprio davanti all'individuo nel senso proprio avvicina, in avvicinamento, basta gesticolare anche con se stesso davanti all'individuo che si ottiene lo stesso evento. Io penso che quindi prosemia cinesica e digitale eh, sono i tre elementi di comunicazione importante, non verbale o se preferite di stimoli atti ad aprire le emozioni dell'individuo. A cui si aggiunge un quarto canale, che è quello della paralinguistica, che sono suoni vocali o strumentali, che hanno la stessa finalità. Ossia, la possibilità di sensibilizzare l'inconscio in modo gradevole o di rifiuto, perché anche in questo caso, secondo l'aspetto binario, inevitabile abbiamo una reazione positiva o negativa a questi stimoli e quindi potremo usare suoni armoniosi della voce, per esempio, come sto facendo adesso, oppure suoni di comando, come potrebbe essere adesso espresso questo suono di comando. Ecco quindi come è meglio eh, tonificare la nostra voce per poter raggiungere un obiettivo, per esempio prendimi un bicchiere d'acqua, lo potremmo dire in diversi modi, prendimi un bicchiere d'acqua per cortesia, ecco in modo armonioso, oppure prendimi un bicchiere d'acqua per cortesia, ed ecco quindi è un tono di comando. Quale dei due toni gradisce il nostro inconscio per spingere la persona a farti portare con gioia e con piacere? Questo bicchiere d'acqua, e questo lo potrai scoprire ogni volta che eh, girai di conseguenza. Provando queste due tonalità della voce e quindi usando la paralinguistica come sistema di intervento. E, e verificando proprio le risposte dell'individuo attraverso degli atti analogici. Di gradimento, di rifiuto o di scarico tensionale? In pieno diciamo aspetto comportamentale che prende in considerazione eventi importanti di stimolo, risposta e rafforzo in sostanza. Stimolo vuol dire espressione, per esempio paralinguistica, suadente o di comando, eh, risposta dell'inconscio della persona positivo o negativo e Poi assieme a questa come. risposta abbiamo il rafforzo, ossia andiamo a rafforzare quel segnale che viene gradito dal nostro inconscio, attivando così una fase induttiva molto di sensibilizzazione dell'inconscio, molto profonda e questo continuando a parlare di cose ordinarie della relazione medesima. Bene, vediamo Credo adesso… Credo che l'esperimento solo potrà sì, dare poi infatti... corpo a questo tipo di… Nozione. Stiamo proprio per vedere l'esperimento e la dimostrazione sugli atti analogici di gradimento, di rifiuto, di scarico tensionale ed anche quello sulla sensibilizzazione energetica.